Onorevole, può dire ai cittadini a chi vanno questi soldi? E lei conosce i nomi delle fondazioni a cui sono stati erogati? Non ci risponde. Ma perché l'ex presidente del Senato, invece di rispondere alle nostre domande, sorride? Per capirlo, bisogna fare un passo indietro. Nel 2012 il Senato ha stanziato più di 1 milione di euro a soggetti pubblici e privati, a propria discrezione e senza alcun controllo. Tra le voci di spesa troviamo anche associazioni, onlus e fondazioni, tutti soldi pubblici. Ma quali sono queste fondazioni e a chi sono andati veramente i soldi dei cittadini? Il questore del Senato Laura Bottici sta chiedendo il dettaglio dei nomi da mesi senza ottenere alcuna risposta, alla faccia della trasparenza delle istituzioni. Più di 500.000 euro che vanno ad associazioni, onlus e fondazioni. Lei sa quali sono? No. Ma questi sono soldi pubblici, com'è possibile che non vengano dati i nomi dei che vengono destinati ai soldi pubblici degli italiani? Per le fondazioni, chi stanno coprendo? Non lo so, me lo chiedo anch'io. Si aspetta di trovare le fondazioni? Delle fondazioni politiche? Sì. Questo è quello che si aspetta? Sì. Come mai hanno detto no? Con la scusa della privacy, se si tratta di soldi pubblici non deve esserci mai la privacy. Noi come Stato italiano mettiamo sempre delle leggi sulla tracciabilità dei pagamenti, delle ditte, di tutto, e su questi no. Se hai fatto un'opera di beneficenza dovresti essere orgoglioso e dovresti essere il primo a farmi il nome. Secondo lei Grasso li sa questi nomi? O li sa Schifani? Che è l'ex Schifani presidente? Li sa per forza, lui era il presidente del Senato e quindi sa chi ha dato i soldi e chi li ha presi. Onorevole, può dire ai cittadini a chi vanno questi soldi? Sono più di 500.000 euro che vanno a delle fondazioni. Si può sapere se sono fondazioni politiche? È stato presidente del Senato, sa a chi sono stati dati questi soldi. Sono soldi pubblici. Lei conosce i nomi delle fondazioni a cui sono stati erogati. È il questore del Senato che li chiede. Perché non rispondete sui soldi pubblici? Vi appellate a un diritto alla privacy che non esiste. Lei questo ce lo può smentire se vuole. Non ci risponde.